Gli anni 20, i ruggenti anni 20. Il decennio delle big band, del Charleston e del jazz. Quella sì che era musica. Vi ho mai detto che so ballare la Lindy Hop? Vabbè, basta parentesi boomer. Il mondo era appena uscito dalla prima guerra mondiale. Il 1920 e 21 sono stati anni di assestamento. Si doveva passare da un'economia di guerra ad una di pace. Dopodiché il benessere economico ricomincia a diffondersi, in particolare negli Stati Uniti. I teatri ed i cinema si riempiono. Hollywood diventa la fabbrica di storie, comicità, sogni e incubi. La radio diventa popolarissima e le case americane si attrezzano di elettrodomestici. Era tutto bello e fantastico, tranne per gli alcolici. Nel 1920, infatti, inizia l'era del proibizionismo, politica voluta da gruppi religiosi e conservatori che consisteva nel divieto di produzione, importazione e vendita di bevande alcoliche. C'erano anche alcuni economisti che erano convinti che il proibizionismo aumentasse la produttività dei lavoratori e che le carceri sarebbero diventate deserte nel giro di qualche anno. Cioè, ovviamente non funzionò. Il costo dell'alcol aumentò vertiginosamente ed era diventato un profitto troppo allettante per i criminali. In quel periodo nacquero tra i gangster più famosi e si diffusero gli speakeasy, locali che vendevano alcol illegalmente. A parte questo, il periodo era buono. L'economia stava crescendo, i lavoratori erano in aumento, la disoccupazione era bassa, l'ottimismo era diffuso e gli utili delle imprese erano buoni e in crescita. Il mercato azionario per una buona parte degli anni 20 rispecchiò l'andamento dell'economia. Dopo dei primi anni non favorevoli a causa degli strascichi della guerra, le azioni erano diventate economiche ed allettanti. Così il mercato azionario ritornò a crescere. Lo sentite questo rumore? In quegli anni era una melodia, era il suono della borsa. È il rumore del ticker, uno strumento che segnava le quotazioni all'interno di Wall Street. E gli americani si stavano inebriando di questo rumore perché significava prosperità e ricchezza. Ma quando inizia una bolla finanziaria? Quando l'investimento diventa speculazione? Ovviamente è impossibile delineare con precisione un giorno o un mese in cui tutto ebbe inizio nel 1929, però possiamo trarre alcuni elementi in comune che ci possono dire quando una bolla finanziaria sta per cominciare. Innanzitutto deve esserci una crescita economica, non può nascere una bolla con un'economia in depressione, si sgonfierebbe ancor prima di poter crescere. Inoltre bisogna avere un sano ottimismo nel futuro, bisogna credere che la crescita non avrà fine, la prosperità regnerà e ognuno avrà la propria possibilità di diventare ricco. Come una volta affermò Walter Bagehot, tutte le persone toccano il massimo della credulità quando sono al massimo della felicità. Un'altra caratteristica delle bolle finanziarie è la percezione del denaro. Attenzione, non sto parlando di potere d'acquisto della moneta, di inflazione. Sto parlando del fatto che durante una bolla finanziaria il valore del denaro sembra svanire, sembra quasi gratuito. Non hai denaro da investire per poter diventare anche tu ricco? Ci pensano gli altri a dartelo. E la garanzia del prestito? Beh, le azioni che andrai a comprare con quei soldi, ovviamente. La borsa sale, tu ci guadagni, la garanzia al prestito sale perché è cresciuto il valore delle azioni e del debito non te ne devi preoccupare. Un meccanismo perfetto. Nel 1920 i crediti di questo tipo valevano $1.5 miliardi. Nel 1926 il valore di questi crediti salì a 2.5 miliardi. La crescita nel 1927 valse come i 6 anni precedenti. I crediti erano arrivati a $3.5 miliardi. La soglia dei 4 miliardi venne raggiunta il 1 giugno del 1928, i 5 miliardi il 1 novembre dello stesso anno. Alla fine del 1928 si raggiunsero i $5.7 miliardi di crediti garantiti con azioni di borsa. Questi crediti nel 1928 garantivano dei tassi di interesse piuttosto allettanti, tra il 5 e il 12%. Aspettate, ma io fabbrica che mi ostino a produrre beni materiali con un sacco di costi, di problemi da tenere a bada e che ho degli utili inferiori a queste cifre. Ma perché non mi butto anch'io nell'alta finanza? E così fecero. Anche le fabbriche si buttarono nella finanza e contribuirono ad aumentare i prestiti e la speculazione. Il termine bolla, in questi casi, è efficace non solo per descrivere lo scoppio improvviso di una crisi, ma anche tutto il processo precedente. Come vedete, le persone pian piano si distaccano dalla realtà, salgono su una bolla e inizia l'euforia.
trovano qualsiasi modo per crearsi un loro mondo fantasioso dove tutto è perfetto e tutti possono diventare ricchi. Ma questo è solo il combustibile per una bolla finanziaria. Un motore per funzionare deve avere anche tutti gli ingranaggi al loro posto. E in quel periodo gli ingranaggi erano allineati perfettamente. Ma prima lo sponsor di oggi, Gimme 5. Aspettate un attimo, ma un'app finanziaria all'interno di un video che parla di crisi finanziarie? Com'è possibile? È possibile perché una delle mission di Gimme 5 è quella dell'educazione finanziaria e quindi ci teneva a essere anche in questo video perché impareremo un sacco di cose interessanti sul mondo finanziario e su come non utilizzare i vostri soldi in modo corretto. Gimme 5 è un salvadanaio digitale, quindi in maniera facilitata e smart ti aiuta a risparmiare anche da 5 euro alla volta. L'app è stata pensata per facilitare tutto questo processo di risparmio che è una fase molto importante della nostra finanza personale. Infatti con Gimme 5 puoi impostare degli obiettivi di risparmio come viaggi, pensione, auto e delle regole che automatizzano i versamenti, ad esempio 40, 50, 100 euro al mese. Così anche se ti dimentichi di risparmiare ci pensa l'app al tuo futuro. La cosa interessante è che il tuo gruzzoletto viene anche investito nei mercati finanziari per tenerlo alla larga dall'effetto inflazione, acerrimo nemico dei risparmiatori. Tranquilli, i fondi di investimento all'interno dell'app sono gestiti dalla società Acome ASGR e il suo operato, al contrario delle banche del 1929, è sotto la supervisione di Banca d'Italia e della Consob, in modo tale che possa rispettare tutte le normative in vigore. E poi Acome ASGR ha vinto numerosi premi, tra cui Alto Rendimento promosso dal Sole 24 Ore per 8 anni consecutivi. Inoltre, un'altra garanzia in più della sicurezza dei tuoi soldi è il fatto che i fondi di investimento sono separati da Acome ASGR, in modo tale che se malauguratamente dovesse fallire Acome ASGR, i tuoi soldi all'interno dei fondi di investimento sono comunque garantiti e sicuri. Come vi dicevo, Gimme 5 punta molto sull'educazione finanziaria. Questo è il sesto video che facciamo insieme proprio su questo tema. Se entrerete nell'app troverete praticamente fin dall'inizio una sezione dedicata all'educazione finanziaria perché ci tengono che gli utenti siano consapevoli di questo mondo. E a proposito di app, è uscita una nuova versione con nuove sezioni e funzionalità per rendere l'abitudine del risparmio sempre più immediata. Ad esempio una schermata ti può riassumere come stanno andando i tuoi investimenti, quanto hai guadagnato e quanto stai risparmiando, oppure ancora puoi impostare delle regole di risparmio in base a quanto hai camminato al giorno. E quindi insomma non hai più scusa, l'app è funzionale, è semplice da utilizzare e pensa anche al tuo futuro. Inoltre Gimme 5 ti regala anche 5 euro di bonus al momento dell'iscrizione utilizzando il codice sconto economy5 e quindi con questi 5 euro puoi provare l'app, vedere se ti trovi bene e magari chi lo sa saranno i tuoi primi 5 euro risparmiati per qualcosa di importante, come ad esempio la pensione, eh? Mi raccomando, la pensione. Per uno speculatore quello che importa è l'aumento di valore. Ma di cosa? Cosa deve aumentare di valore? Ma non importa di cosa. Può essere un immobile come nel 2008, un'azienda di internet nel 2001, oppure un pezzo di terra nella Florida del 1925, o ancora, come non citare, i famosi bulbi di tulipano del 1600. L'importante è che il prezzo cresca. Come sappiamo, nel 1929 l'oggetto della speculazione erano azioni di aziende principalmente del settore industriale o dei servizi pubblici. Anche se in realtà molte volte gli speculatori neanche compravano queste azioni, erano solo un impiccio. I broker infatti compravano le azioni per conto degli speculatori, che godevano solo dell'aumento del prezzo delle azioni. Ma chi sono questi speculatori? Molto spesso ce li possiamo immaginare come persone demoniache pronte a tutto per guadagnare qualche soldo. In realtà lì dentro c'era di tutto, dall'alto finanziere fino alla persona comune. E questa persona comune, ad esempio un impiegato, come faceva a conoscere su quale azione doveva investire? Immaginiamoci nel 1929 quanta educazione finanziaria ci doveva essere. Oppure ancora, se non aveva abbastanza soldi per comprare abbastanza azioni per diventare, secondo lui, sufficientemente ricco, come si faceva? Beh, semplice, a domanda c'è sempre una risposta. Infatti in quegli anni si diffusero le società di investimento, società ad oggi molto comuni ma che prima del 1929 non erano molto utilizzate. Sostanzialmente prendevano i tuoi soldi, o i soldi che ti sei fatto prestare, come quelli di migliaia di altre persone, e li investivano in borsa. La possibilità di dare i tuoi soldi a gente esperta del settore era troppo allettante.
Le società di investimento infatti facevano a gara per prendersi i migliori economisti sul mercato. Inoltre, grazie ai meccanismi di contabilità, queste società di investimento, investendo in borsa, riuscivano anche a far aumentare di tanto il valore delle loro stesse azioni. E che fai, non ne approfitti? Così spuntarono società di investimento che investivano in altre società di investimento che investivano in altre società di investimento. E spesso dietro il controllo di questi istituti c'erano i banchieri. Praticamente si era realizzato il meme di Spider-Man, avete presente, no? Fino al 1926 esistevano all'incirca 160 società di investimento. Nel solo 1927 se ne aggiunsero 140 in più. Nel 28 ne nacquero altre 186 nuove di zecca, fino a raggiungere nel 1929 750 società di investimento operanti in borsa. Per capirne l'importanza, nel 1929 un terzo delle contrattazioni fu eseguito da società di investimento e in 3 anni il loro patrimonio era cresciuto di ben 11 volte. Tutto ciò aveva portato molte persone ad investire i loro risparmi, o presunti tali, in borsa. Nel mondo finanziario si dice che in arriva una bolla quando anche i tassisti parlano di finanza. Abbiamo il combustibile e abbiamo il motore. E così iniziò la bolla finanziaria che, come avete intuito, cominciò a crescere dal 1928. Le transazioni aumentarono di volume continuamente e l'indice di borsa a crescere. Più 5, più 10, più 16, più 20. Le giornate negative c'erano state, ma furono subito spazzate da altri incrementi il giorno dopo. Il ticker inizia a rimanere indietro. Troppe transazioni di seguito. Tra l'ordine di vendita e l'effettiva vendita poteva passare anche qualche ora. E così il conoscere quanto si era diventati ricchi poteva diventare una sorpresa, una dolce sorpresa. Ma la fiducia deve essere tenuta alta, il futuro deve rimanere roseo e in crescita. Il 4 dicembre del 1928 il presidente degli USA, Coolidge, in una lettera sul discorso sullo Stato dell'Unione affermò: «Si può considerare il presente con soddisfazione e prevedere il futuro con ottimismo». La causa principale di queste fortune senza precedenti risiede nell'integrità e nel carattere del popolo americano. Come abbiamo spiegato, di integrità morale in quegli anni ce n'era poca e di annunci del genere, fatti per tenere alto il morale della borsa, ce n'erano a bizzeffe, provenienti anche da economisti molto rispettabili e seguiti. La borsa continuò ad accelerare. Nell'estate del 1929, in un paio di mesi, si videro guadagni quanto tutto l'intero anno del 1928. Il 16 ottobre del 1929 il famoso economista Irving Fisher dichiarò: «I prezzi dei titoli hanno raggiunto quello che appare una quota stabilmente elevata». E poi, qualche giorno dopo, il crollo. Come può un sistema così ben congegnato crollare in un giorno? Ma crollò veramente in un giorno, come ci ricordiamo? Questa è una delle immagini più famose del crollo. Un giornale che cita il disastro del giovedì nero del 24 ottobre 1929. Se però banalmente vado su Wikipedia, mi dice che è stato il martedì nero del 29 ottobre. Come stanno veramente le cose? La verità è che il mercato azionario iniziò a tremare già da settembre. Ci furono forti oscillazioni quel mese e l'andamento generale non era più sorprendente come un tempo. Ormai lo conoscete bene questo rumore, vero? Il ticker continua a rimanere indietro. Il 21 ottobre diventa la terza giornata con più scambi in borsa fino a quel momento, ma le quotazioni non salgono, bensì scendono. E l'inebriante attesa di sapere quanto si era diventati ricchi a causa del ritardo del ticker inizia a diventare ansia di non conoscere quanto si aveva perso. Il panico inizia a diffondersi. E così arrivò il giovedì nero. 13 milioni di scambi in borsa. Quella mattina fu un disastro. Ma poi il mercato si riprese nel pomeriggio e in giornata perse solo il 6%. Lunedì 28 ottobre, 9 milioni di scambi in borsa. L'indice Dow Jones perse il 12%. Martedì 29 ottobre, 16 milioni di scambi. Record. Il Dow Jones segna 198. Nel picco di settembre era arrivato a 381 punti. In un mese è stato spazzato un anno di crescita in borsa. Buy the dip, si dice spesso, soprattutto nel mondo delle criptovalute. E se c'è qualcuno che vende, ci deve essere necessariamente qualcuno che compra. E purtroppo per lui la storia non finisce qui.
I mesi di novembre e dicembre continuano ad essere mesi di tensione, panico e vendita di azioni. E poi così arriva il 1930. I primi tre mesi sembrano dei mesi di ripresa, infatti il Dow Jones ritorna a 300 punti, però poi da lì di nuovo il crollo, giù, sempre più giù, fino all'estate del 1932, dove il Dow Jones raggiunge i 41 punti, il valore minimo mai raggiunto in tutto il secolo. L'89% in meno rispetto al picco massimo del settembre del 1929, che fu recuperato di nuovo solo nel 1954. Il meccanismo perfetto nel momento di crescita ha mostrato tutta la sua perfezione nel ritorcersi contro nei momenti di panico. Ma perché avvenne il crollo? Sì, certo, abbiamo già detto del panico che ha fatto partire una serie di vendite di massa che ha scaturito di conseguenza a cascata altre vendite che hanno generato il crollo di borsa. Ma non è una risposta soddisfacente, altrimenti tutti i dubbi si sposterebbero al da dove nasce questo panico. Ecco, gli economisti hanno dato diverse interpretazioni di tutto questo, ma ad oggi quella l'ipotesi più comune e accettata è che nei mesi precedenti il crollo di borsa l'economia stava già iniziando a rallentare e il clima di fiducia iniziava a rompersi. Così il susseguirsi di eventi poco favorevoli tra settembre e ottobre generarono il crollo di borsa. E ora, a chi diamo la colpa? Subito cercarono di darlo alla borsa, a Wall Street. In realtà la borsa funzionò perfettamente. Gli operatori eseguirono tutti i contratti di compravendita e fecero anche gli straordinari in quei giorni di panico e vendita forsennata. Altri pensano che la colpa sia del liberismo o del liberalismo, insomma, fate un po' voi. Peccato che le speculazioni, le bolle finanziarie e le crisi bancarie esistono fin dal Medioevo. E non credo che nel Medioevo si lamentavano del troppo liberalismo oppure del capitalismo. Inoltre, la borsa del 1929 era così libera che in realtà ci furono forti manipolazioni del mercato da parte di alcuni grandi esponenti del mondo finanziario, sia nella fase di crescita della bolla, ma soprattutto nella fase di scoppio della bolla. Sono intervenuti fortemente per cercare di far rimanere in piedi tutta la struttura che si era creata. La bolla del 29 ebbe anche un grande impatto culturale. Da una grande storia si iniziò a ricamare una leggenda. Ad esempio, non abbiamo ancora parlato dei suicidi, semplicemente perché è una leggenda il fatto che le persone iniziarono a buttarsi in massa dai palazzi. Si pensa anche che in quel periodo tutti gli statunitensi iniziarono ad investire in borsa e poi successivamente a schiantarsi a causa del crollo finanziario. In realtà, su una popolazione di 120 milioni di abitanti e 30 milioni di famiglie, solo 1,5 milioni di persone investirono in borsa in quel periodo. Raccontando questa storia del 29 si può anche pensare: ma cosa diavolo hanno fatto? Si sono bevuti il cervello a far aumentare di così tanto il valore di queste azioni, di queste aziende. In realtà, come abbiamo già spiegato, nel ventennio del 1900 ci fu una grande crescita economica e inoltre ci fu anche una grande rivoluzione nel tessuto industriale americano, e tutto ciò rendeva molto difficile agli operatori il compito di valutare correttamente il vero valore delle aziende. Infatti un paper ha stimato che nel 1929 le azioni delle aziende erano sopravvalutate del 30%, che è una cifra secondo me non troppo alta. Insomma, attraverso la narrazione si potrebbe pensare che queste azioni non valevano praticamente nulla, erano carta straccia. In realtà la crescita era un minimo giustificata. Inoltre, è vero, l'abbiamo detto, ci fu una certa euforia in quel periodo, ma ci furono anche persone, giornale e istituti che criticavano fortemente gli andamenti di borsa in quegli anni. Ad esempio il New York Times o la Standard & Poor's, come anche altre persone. Peccato solo che furono la minoranza. Un'altra cosa che ho notato approfondendo questo argomento è che spesso si pensa che la crisi del 29 sia il grande colpevole della storia della metà del Novecento, come se da lì nacque tutto, dalla Grande Depressione all'ascesa di Hitler in Germania fino alla Seconda Guerra Mondiale.
In realtà, come vi sto mostrando adesso, già è molto difficile dimostrare che nel 1929 ci fu una bolla finanziaria e quindi speculazione. Figuriamoci dimostrare che dalla crisi del 29 nacque la seconda guerra mondiale. Inoltre ho notato che spesso si fa confusione tra crisi finanziaria del 29 e grande depressione, come se fossero un evento unico. Ma è veramente così? Può una crisi finanziaria con delle dinamiche abbastanza classiche e che ha coinvolto solo 1,5 milioni di persone negli Stati Uniti generare 10 anni di depressione economica? Insomma, il racconto è: prima c'era una grande crescita economica, poi arrivano gli speculatori che fanno cadere le borse e così otteniamo una depressione economica che dura 10 anni. Purtroppo la storia non è così semplice quanto sembra. Sì, è vero, in quegli anni, negli anni 20, l'economia era cresciuta tanto, ma aveva comunque i suoi problemi. Basti pensare alla distribuzione del reddito, molto ineguale, oppure al sistema bancario, inefficiente e raffazzonato rispetto agli standard odierni. O come non citare anche la totale assenza di una rete protettiva per i lavoratori in caso di perdita del lavoro. Inoltre, la Grande Depressione durò un decennio, soprattutto a causa dell'introduzione di politiche economiche del tutto inefficienti, contrarie e controproducenti, che prolungarono la crisi negli anni 30. Sto parlando di politiche fiscali completamente inefficienti, politiche monetarie contrarie o politiche di commercio internazionale volte alla chiusura delle barriere commerciali e quindi a porre ulteriori pressioni alla crisi economica. Il settore bancario era strutturato così malamente che dal 29 al 33 fallirono addirittura 9.000 banche, 4.000 nel solo 1933, e nel 34 il governo fu costretto a chiudere il sistema bancario prima di introdurre delle nuove regole per riformulare e ristrutturare il sistema bancario e dargli nuova vita. Inoltre, e questa è una cosa molto importante da sottolineare, la Grande Depressione, oltre a queste dinamiche diverse rispetto alla crisi del 29 che abbiamo descritto adesso, aveva anche avuto altri attori, da Roosevelt a Keynes. Insomma, è tutta un'altra storia che ovviamente adesso non abbiamo il tempo di approfondire. E l'Italia invece come stava messa? L'Italia sì, fu colpita sia dalla crisi del 29 come anche il periodo della Grande Depressione, ma è bene specificare che comunque, essendo un'economia ancora un po' più arretrata e più chiusa rispetto ad altre nazioni come potevano essere gli Stati Uniti, la Germania, la Francia o l'Inghilterra, diciamo che le ripercussioni furono molto minori per l'Italia rispetto a queste altre nazioni. Ci rimane da toglierci un altro dubbio, e cioè: può ripetersi un'altra crisi del 29? E quindi riformulo, può crearsi in futuro una bolla finanziaria? La risposta è purtroppo sì. Come vi ho detto prima, le bolle finanziarie, le speculazioni, le crisi bancarie esistono fin dal Medioevo e non ce le toglieremo mai di torno, perché fondamentalmente sono soprattutto fattori umani derivanti da una struttura economica e anche da comportamenti umani purtroppo imperfetti. Però spesso ci si fa confusione, come ho detto, tra la crisi del 29 e la Grande Depressione, e quindi la domanda è: può avvenire una Grande Depressione successivamente a una crisi finanziaria? E a questa domanda però la risposta è no. Come vi ho detto, durante gli anni 30 furono compiuti numerosi errori di politica economica. Questi errori derivavano praticamente da una vera e propria ignoranza di quello che stava succedendo nel mondo economico in quel tempo. Ignoranza che però poi è stata colmata. L'economia ha fatto numerosi progressi in questo senso, e per dimostrarvelo basta guardare alla crisi finanziaria del 2008, che come dinamiche è stata molto simile a quella del 29, anzi addirittura a livello di proporzioni è stata molto ma molto più grande, però gli effetti sono stati molto più contenuti. Le banche sono fallite ovviamente in un numero molto minore rispetto al 29, e gli anni di depressione in realtà si contano in mesi nel 2008 rispetto alla Grande Depressione degli anni 30, proprio perché nel 2008 abbiamo imparato la lezione degli anni 30 e quindi abbiamo messo in campo delle politiche economiche che hanno funzionato e hanno aiutato a contenere i disastri della crisi finanziaria e quindi la depressione economica. Come vi ho già accennato, quando si parla di crisi finanziarie e bolle speculative è molto più interessante parlare di persone, atteggiamenti e psicologia piuttosto che speculare sul liberalismo, sul capitalismo.
Spero di avervi dato un po' di cose interessanti riguardo la crisi del 29. Ringrazio i sostenitori che mi sostengono con il Patreon e ci vediamo magari giovedì per una live su Twitch, in modo tale da approfondire ulteriormente tutti questi argomenti e mettere altri puntini sulle i e discutere insieme di tutti questi argomenti, così vediamo anche cosa ne pensate voi e facciamo un po', no? Parliamo, chiacchieriamo, tutte queste cose qui. Ricordo il codice sconto Economy5 per Gimme5 e grazie per avermi seguito fino a qui. Alla prossima!